ciao Marcello, ciao a tutta la redazione di Top Planet. Un saluto dallo Juventus Stadium in anteprima. I nostri ragazzi stanno effettuando il riscaldamento, atmosfera magnifica qui all'Allianz Stadium con gli SDC anche in sottofondo. Bene, continuo a guardare, ad ammirare il riscaldamento da vicino e ci sentiamo dopo la partita sperando di sconfiggere sia il freddo che l'Atalanta e acciuffare la quarta finale di Coppa Italia consecutiva. Un saluto, ciao! In diretta dall'Allianz Stadium, finita adesso Juventus-Atalanta 1-0, quarta finale di Coppa Italia consecutiva raggiunta, una prestazione sicuramente non spumeggiante, ma l'importante è aver raggiunto l'obiettivo. Sono qui in compagnia di un altro volto noto di Top Planet, Marco Sanfelici. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Partita di ordinaria amministrazione, palla all'Atalanta che ha fatto la partita e noi li abbiamo colpiti in contropiede. Già nel primo tempo qualche cosetta si era visto. Ci sono stati due pali clamorosi, uno per l'Atalanta e uno per noi di Douglas Costa, una traversa e poi un'azione che ha portato a calcio di rigore lentissimo. 1-0 segnato da Pleanic, incomincio a mordermi le dita perché probabilmente il secondo rigore contro il Tottenham forse doveva essere battuto da qualcun altro rispetto al tiro di Higuain. Pazienza, così sono le cose. Ripasso la linea a Hermes, sicuramente è importante avere già tratto il primo obiettivo. Esatto. Quattro finali consecutive non le aveva mai fatte nessuno. Adesso andiamo a riprenderci la Coppa Italia. Esatto, andiamo a vincerla, una Juventus letale, 1-0 all'andata, 1-0 al ritorno. Adesso due appuntamenti cruciali della nostra stagione, a Roma contro la Lazio per vendicare la sconfitta dell'andata e poi a Wembley per compiere l'impresa che potrebbe portarci ai quarti di finale. Dallo stadium è tutto, un saluto da me e Marco Sanfelici. Saluti a tutti e forza Juve fino alla fine. Fino alla fine, alla prossima.